saranno fotografate. Thank you.
Santa.
apre la processione, lo stendardo a seguire la croce, poi chi sta avanti in fila per due, dentro il cordone naturalmente nessuno, subito dopo il cordone le autorità. Ci diamo un aiuto nel vivere al meglio questa nostra processione. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. Non posso rispondere.
Invito chi sta avanti a fare file da due, accostandosi al marciapiede, così non intralciamo il cammino della processione. Iniziamo questo nostro percorso affidando al Signore, per intercessione di Sant'Antonio di Padova, le nostre personali intenzioni di preghiera, quelle che portiamo nel cuore per i nostri cari, per le nostre famiglie, ma vogliamo anche affidare all'intercessione di Sant'Antonio tutto il nostro paese, perché davvero possa sempre più crescere, crescere soprattutto secondo la volontà di Dio, perché anche San Paolo possa essere un segno evidente del regno di Dio che è vicino in mezzo a noi. E allora ci vogliamo affidare a Sant'Antonio. O Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore del Vangelo e un patrono dei poveri e dei sofferenti, concedi a noi per sua intercessione di seguire i suoi insegnamenti di vita cristiana e di sperimentare nella prova il soccorso della tua misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sant'Antonio ci ricorda sempre la centralità della parola di Dio, l'importanza di avere come punto di riferimento nella nostra vita la parola che ci è stata rivelata, perché sia non soltanto per noi sostegno, non sia soltanto per noi incoraggiamento, ma sia soprattutto guida. E allora ascoltiamo dagli scritti di Sant'Antonio. Sono i poveri, i semplici, gli umili che hanno sete della parola di vita, della parola di Dio, dell'acqua della sapienza. Al contrario, i mondani che si inebriano col calice d'oro del vizio, i saputi, i consiglieri dei potenti, credetemelo, non si lasciano annunciare il messaggio divino. È un grande segno di predestinazione l'ascoltare volentieri la parola di Dio, come l'esule il quale cerca e sente con piacere le notizie provenienti dalla sua terra, dimostra di amare la sua patria. Così si può dire che abbia già il cuore rivolto al cielo il cristiano che ascolta con interesse chi gli parla della patria celeste. E allora vogliamo chiedere al Signore, per intercessione di Sant'Antonio, che apra il nostro cuore all'ascolto della sua parola. Troppo spesso siamo distratti dalle parole del mondo, troppo spesso siamo distratti dai messaggi del mondo che offuscano la parola di Dio. E poi troppo tardi ci rendiamo conto che siamo sulla strada sbagliata. E allora vogliamo chiedere davvero la sua intercessione al Santo di Padova di aiutarci ad essere attenti alla parola di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sant'Antonio di Padova, facciamo girare i ragazzi, dai, andando anche perché un coordinatore c'è, come fai? Franco, ti vado dopo a facciare anche per i figli, tutto mi ha spaccato, mi ha fatto anche l'età, ricordo i nostri passissimi, a me da bambino. Ma come l'ha interpretazione? Thank you.
Figlio unigenito nel mondo perché avessimo la vita per lui.
quanto grande fu l'amore del Padre verso di noi. Egli mandò a noi, a nostro favore, il Figlio suo unigenito, in modo che vivendo per Lui lo amassimo, perché vivere senza di Lui è davvero morire, e perché chi non ama rimane nell'amore. Diciamo insieme: Dio sorgente dell'amore, ascoltaci. Perché sappiamo sempre rispondere al tuo amore di Padre, mettendoti al primo posto della vita, preghiamo. Dio sorgente dell'amore. Perché sappiamo vivere l'amore fraterno anche nelle difficoltà quotidiane, preghiamo. Perché sappiamo sempre far vincere l'amore di fronte all'ingiustizia, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio,